Questo programma è offerto da Sienergia. Numero verde 800 031 956. Puntata di Un Lupo in Famiglia, siamo all'11ª puntata, qui con me un ospite speciale, il numero uno tra i pali, ma sulla maglia porta il numero 22, Francesco Forte, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Francesco, ti stai, come dire, affermando come portiere dell'Avellino, i tifosi, come dire, sui social stanno impazzendo per le tue parate, abbiamo visto anche delle simpatiche immagini di Santini con il tuo volto di riferimento. Però andiamo sulle domande generiche come abbiamo fatto con i tuoi compagni. Spiegaci un po' come nasce la trattativa dell'Avellino, perché tu arrivi qui in Irpinia con Gabriele Rocchi, quindi sei stato il primo acquisto della nuova avventura dell'Avellino Calcio al campionato di Serie C, della nuova gestione. Sì, è vero, credo che sia, se non mi sbaglio, sia stato il primo acquisto del nuovo Avellino. E, niente, semplice, nel senso che nel momento in cui non ho rinnovato a Carrara, c'è stata subito la chiamata del direttore al mio procuratore, e da lì è nata questa trattativa che abbiamo portato con molto piacere in porto, ecco. Come mai non ti sei confermato a Carrara? C'erano altri interessi? È stata una tua scelta? Ma diciamo che è stato un discorso ampio, perché poi nel momento in cui arrivi secondo, arrivi nella semifinale playoff persa al 120° col Bari, magari ti aspettavi altre situazioni da parte pure della società, che poi fondamentalmente non ci sono state. A quel punto ho deciso di non rinnovare a Carrara, e poi, tra virgolette, c'è stata questa bellissima chiamata che abbiamo accettato con grande soddisfazione. Ma hai avuto dei dubbi? Sai, l'Avellino in quel momento era una squadra da rifondare, c'erano pochissimi giocatori, la stessa domanda l'ho posta a Miceli e a Ciancio. Hai avuto dei dubbi ad accettare la proposta dell'Avellino, vedendo che in quel momento era una scatola vuota, dopo una stagione anche travagliata? Sì, no, nel senso che non ho avuto nessun dubbio, perché nel momento in cui la società prende un allenatore come Piero Braglia, già ti fa capire che la musica cambia, nel senso che la società sicuramente punterà a qualcosa di importante. Con un allenatore così importante e navigato come il mister, e quindi non c'è stata nessuna esitazione nell'accettare. Io però voglio ritornare un po' indietro nel tempo e parlo di un trauma mio personale, come ti diceva, microfoni spenti. Quando giocavi nella Vigor Lamezia nel 2010, sei stato il protagonista nella finale playoff contro l'Avellino, comunque l'hai vissuto con il Lamezia Terme per l'appunto. Come avete vissuto quella partita, quella finale, che ambiente c'era, che elettricità c'era, soprattutto come vedevate l'Avellino? No, era sicuramente una partita importante, perché ci giocavamo tanto, era una finale playoff per andare nei professionisti, quindi da parte nostra era un motivo di orgoglio. Poi affrontavamo l'Avellino, che è sempre stata una società storica. Ne venivamo dal fallimento, per giunta. Venivate dal fallimento, sì, quindi ci tenevamo molto a fare bella figura. Mi ricordo, è un flash che mi viene in mente sempre, il fatto che c'era uno stadio stracolmo, perché poi fondamentalmente noi eravamo biancoverdi, esatto. L'Avellino è biancoverde, e quindi era uno stadio gremito di persone con bandieroni biancoverdi, e tra un po' non si capiva niente qual era la tifoseria locale e quella ospite. Però mi ricordo, ecco, questo, che c'erano tutte e due le tifoserie belle calorose, ed è stata una bellissima partita. Nello spogliatoio che cosa vi disse il mister per spronarvi? No, ci ha caricato, perché ripeto, arrivi a una finale, e quindi giocavamo in casa. Tu avevi 18 anni, giusto? Sì, avevo 18 anni,
e quindi è stata caricata dalla settimana prima. Mi ricordo che anche i tifosi ci hanno seguito tutta la settimana a incitarci a fare cori e quindi volevamo fare sicuramente bene. Poi a 18 anni immagino, comunque io proprio a questo ti domandavo il Lamezia Terme, perché tu hai fatto un percorso molto particolare nella tua formazione. Tu arrivi nel Lamezia Terme praticamente pescato dalla seconda categoria, giusto? E spiegaci un po' la tua carriera, come arrivi. Mi ricordo che durante la puntata degli eSport mi dicesti: mi comprarono per una sacca di palloni e 15 casacche. Per l'appunto, raccontaci un poco del tuo passato, di come ti formi e soprattutto di che cosa pensi dei settori giovanili. Guarda, io praticamente sono cresciuto per strada, perché abitando in un bellissimo paesino della costa tirrenica che si chiama Campora San Giovanni, non avevamo tutte queste squadre vicino, magari con settori giovanili importanti, e quindi mi ricordo che la mia passione è nata appunto per strada con i miei amici, nelle classiche partitelle A11, come le chiamo io, che ancora tutt'altro appena posso gioco sempre, perché mi ricordo, sì, con i miei amici facciamo sempre la partitina A11, quindi e quindi niente, parto così, vado nel settore giovanile che era appunto del mio paese. Come ti scoprono? No, niente, per strada, perché mi ricordo bene che mi chiamavano tanto i ragazzi più grandi, sai, quando organizzi le partitelle il giovedì, noi abbiamo un campo comunale aperto a tutti, diciamo, e quindi si organizzavano queste partitine, ma avevano diciamo adocchiato un attimo per strada, e quindi andavo a giocare con gente più grande. Fondamentalmente forse questo anche è stata la mia forza durante gli anni, perché ho iniziato subito a giocare con gente più grande, okay. Quindi ho preso i primi schiaffi da subito, nel senso, come sportivamente parlando. Come si chiama la squadra di seconda categoria? Si chiama tuttora okay. Campora San Giovanni. Sì, ah, okay, sì, okay, okay. È il Campora San Giovanni, appunto, che era una squadra formata da persone del posto, perché era una piccola società che con gli aiuti degli sponsor del paese, le aziende del paese, va avanti. Sì, sì, sì. E quindi la cosa più bella che mi ricordo di quell'anno, a parte che hanno avuto il coraggio di farmi giocare, perché ricordo che giocai subito la prima partita, vincemmo, mi ricordo che feci anche una grande partita, e non avevo la firma di mio padre e mia mamma, perché non avevo ancora 16 anni compiuti, e quindi ci dettero la partita persa, perché loro fecero ricorso veramente su di me. E scoprirono che non avevo questo documento firmato, e la prima partita che feci, che grande partita, vittoria, ma ce la darono persa a tavolino, perché non avevo questo documento. La bellezza della seconda categoria. Sì, insomma. E poi la cosa più bella della seconda categoria è perché non sai benissimo che sei tra amici, non ci sono stipendi, e quindi mi ricordo che ogni giovedì magari andavamo a casa di uno, a casa di un altro, e quindi si faceva la cena di squadra, ed era una cosa meravigliosa, perché poi facendo la cena di squadra, ecco, questo è il calcio che ci piace. Sì, sì, ma io ripeto, mi porto sempre quelle basi dietro, perché è stato veramente bello, e mi ricordo sempre da dove sono partito, dove sono arrivato tuttora e dove voglio arrivare sinceramente ancora, e questo mi dà ancora più forza. No, assolutamente. Perché nessuno mai mi ha regalato niente. Assolutamente, infatti ti sei sudato molto il posto da titolare, sì, nella sì, tua sì. carriera. Tu comunque hai 29 anni, sei nato il 12 ottobre del 91, 29 anni, sì. Quindi voglio dire, sei giovane e sei nel pieno per me, come età, per i certo. portieri. Però ho notato che hai fatto una carriera molto itinerante. Sì, sì. Cominci nel Vigor Lamezia, fai lì tre stagioni, se non erro, poi passi al Carpi e da lì in poi una trottola di prestiti, talvolta anche due a stagione. Sì. Che cosa è successo? Che cosa magari non ha funzionato? Guarda, continuo nel dirti la domanda di prima, che non ti avevo risposto appieno. Sì. Feci quella stagione e facciamo un amichevole contro la Vigor Lamezia, che allora militava nella vecchia C2. Niente, dopo questa amichevole c'è stata, diciamo, questa trattativa, chiamiamola, che volevano portarmi a Lamezia. A fine anno andai lì, appunto per 15 casacche e una sacca di palloni, perché giustamente il campo non è che poteva pretendere una seconda categoria, anzi c'era una società professionistica che veniva a prenderti
un ragazzo del tuo paese e della tua squadra, quindi erano felicissimi di questo fatto. Beh, sono stati accontentati con questo, ecco. E poi niente, poi da lì, diciamo, è partita la mia carriera. Certo, paradossale comprare del materiale per far sì che possano andare avanti anche le attività. Sì, appunto per quella, una seconda categoria dove non c'hai fondi, non c'hai, vivi con la sponsorizzazione dei tuoi amici, della comunità, diciamo, e quindi per loro faceva pure comodo, ecco. E da lì è partita, diciamo, la mia carriera, perché sono arrivato subito, ho fatto il terzo portiere e giocavo con la primavera. L'anno dopo ho fatto il secondo, l'anno della retrocessione in Serie D, feci 3 partite, esordì quell'anno, le ultime 3 non mi ricordo, le ho giocate. Ho fatto il mio esordio nei professionisti e poi l'anno dopo facemmo la Serie D, che appunto poi vincemmo la finale playoff contro l'Avellino. Ok, quindi sei stato utilizzato lì come under? Sì, facevo l'under. Quindi diciamo per una volta possiamo dire che questa formula degli under ha funzionato. Sì, è stato un azzardo sicuramente, però ci sono, sai, quando punti, magari la società punta su un giovane calabrese, tra virgolette. È stato importante, perché poi anche a me ha dato uno slancio positivo. Ed ecco appunto che poi feci 3 anni di Serie C sempre a Lamezia, poi venne il Carpi nel momento in cui passò in Serie B, l'anno che vinse il campionato, sì. Mi comprò il Carpi, però poi non ho... Lì, diciamo, non è stata un'avventura molto felice. Sì, perché ho visto Carpi a Versa Normanna. Sì, perché ho fatto il ritiro a Carpi, allora c'era l'allenatore Castori, ma non mi tennero, feci la girandola di... Non ci fu il colpo di fulmine. No, diciamo, c'è stato un via vai, nel senso che andai sempre in prestito, andai a Gavorrano il primo anno, poi andai a Versa Normanna, ritornai, sì, a Lamezia nell'anno solare tra Versa Normanna, sì, e appunto Lamezia, e poi niente, è stato un via vai che... Ma come formato. Mai il Carpi ti prende e poi successivamente l'allenatore non è stato... Sì, sì, mi dissero a fine ritiro che l'allenatore non mi vedeva e che puntavano su altre situazioni, e dato che avevo firmato 3 anni di contratto, da lì andai in prestito, ecco. Però io volevo chiederti proprio questo, quindi insomma non ha funzionato il feeling con queste realtà, ma da Cosentino, no? Comunque il Campora San Giovanni e provincia di Cosenza, sì, al di là dell'esperienza con il Rende, come mai una piazza come Cosenza, altre realtà, Catanzaro e quant'altro, non ti hanno mai cercato? Che cosa, non è mai nata una trattativa, oppure magari è stata anche una tua scelta? No, sicuramente, perché, sì, no, certo, no, io fondamentalmente, vedendo il vecchio Cosenza, diciamo, in Serie B, io mi ricordo che, dato che mio padre è di un paese proprio attaccato a Cosenza, andavo spesso allo stadio con mio zio a vedere le partite, quindi del Cosenza sono tifoso, sinceramente. Okay. Però con loro non c'è mai stata una vera e propria trattativa, questo è vero, non so perché, sinceramente. L'estate scorsa o 2 anni fa il Catanzaro mi cercò, però poi feci altre scelte e quindi... Vabbè, diciamo... Quindi voglio dire, da tifoso del Cosenza difficilmente potrei accettare di dire il Catanzaro. No, a parte quello, ma non ci fu una vera e propria trattativa, mi chiamarono così per informazione e poi, sai, non c'è stato l'affondo, diciamo. E quindi, a parte Rende, non ho mai giocato in Calabria con squadre calabresi. Esatto, mi aveva incuriosito, al di là della parentesi con Lamezia Terme, sì, mi aveva incuriosito questa cosa. A parte Lamezia e Rende. Esatto, vero, però sì, voglio dire, comunque un portiere di prima linea, di prima fascia per questi campionati, sì, mi sarei aspettato, sai, un ritorno in patria, fra virgolette, sì, perdonami il termine. Però volevo sapere, la Carrarese, secondo me comunque buone stagioni sia con la Casertana, Viterbese, Carrarese, cosa succede a Carrara? Perché da lì in poi, diciamo, c'è stata questa esplosione, anche se non rinnovi, però, diciamo, lì hai cacciato tutte le tue qualità, magari sei riuscito più a valorizzarle. Magari anche Marchionni, c'è stato un bel rapporto con il tecnico attuale del Foggia, che all'epoca era il secondo di Baldini. Cosa è successo a Carrara? Guarda, io parto nel dirti questo, che l'anno prima a Viterbo ho vissuto, tra virgolette, un dramma, perché partimmo per fare un campionato di vertice. Solamente che allora c'era il presidente Camilli, che se non vi ricordate male fece un casino per il fatto dei gironi,
ci ha fatto aspettare 3 mesi, noi iniziamo a giocare ad ottobre, partiti a luglio in ritiro, la squadra era un'ottima squadra, me la ricordo, solo che poi partimmo tardi, facemmo male. E a gennaio, con l'arrivo dell'allenatore nuovo e del direttore sportivo nuovo, mi misero fuori rosa e ho passato 6 mesi fuori rosa, dove veramente è stato un dramma, perché io non mi sono mai trovato fuori rosa, anche perché a livello comportamentale mi sono sempre comportato bene, a maggior ragione in quel momento là, perché mi avevano addossato colpe che io non avevo. E quindi sono stato 6 mesi dinamica fuori... di spogliatoio, quindi no fatto... dinamiche societarie parlo, okay. Perché tra virgolette mi fecero fuori che ancora oggi faccio fatica a pensare il perché, però sono stato 6 mesi fuori rosa, ho girato il campo e non ho vergogna di dirmelo, perché mi facevano girare il campo, però non ho mollato, nella mia testa ho detto di non mollare, perché sapevo che l'occasione giusta sarebbe capitata. E quindi appena ho rescisso a giugno il contratto dopo 6 mesi di fuori rosa, mi chiamo subito la Carrà. Mi ricordo che il giorno dopo Berti, ex portiere, lo conoscete benissimo, mi chiamò e mi disse: Francesco, io ti voglio prendere perché sono anni che ti seguo, qua a Carrara puoi fare bene, lo sai, l'ambiente, c'è il mister Baldini. E accettai subito, anche perché venivo da 6 mesi fuori rosa. Accettai subito, perché era una cosa che mi interessava tanto, e andai a Carrara. Quindi anche con un senso forte di rivalsa. Certo, è normale, dopo che stai sei mesi fermo uno... E infatti mi viene da chiederti: hai mai pensato, arrivato a un certo punto della tua carriera, di lasciare tutto? Perché no. Alcuni tuoi compagni mi hanno detto sì, effettivamente ci sono stati momenti di titubanza. Tu invece? Io no, io non a livello calcistico, ma ho pensato di mollare tutto nel momento in cui ho vissuto quella tragedia in casa, quando persi mia mamma, ma quello è un altro discorso, non è un fatto calcistico, quando ho pensato magari di mollare. E quindi niente, andai a Carrara, e a Carrara c'era già una squadra formata importante, poi hanno preso me, hanno preso Ciancio, quindi hanno completato Calderini, e quindi hanno completato questa squadra che... L'anno scorso i risultati si sono visti, malgrado il Covid, vincemmo lo scontro diretto in casa a Correnate, mi ricordo l'ultima partita che giocammo, quindi siamo andati avanti, arrivammo secondi, e poi i playoff sono stati un po' sfortunati, perché abbiamo perso la semifinale, come ci ricordiamo tutti, purtroppo, contro il Bari al 120esimo. Però ecco, è stato un campionato importante dove ho messo molta rabbia personalmente, perché venivo da 6 mesi da fuori rosa ingiustamente, perché ho eliminato questa cosa, però se ci penso ancora mi fa rabbia, perché ancora oggi non riesco a capire, sì, parlo con rabbia, perché ripeto, se ci fosse stata una motivazione valida, potevo capire, ma dato che non c'è stata mai una vera e propria spiegazione, questo mi fa rabbia, ti dico la sincera verità, mi ha fatto rabbia, e quindi l'ho trasformata da rabbia negativa in rabbia positiva. Per fare sempre meglio, certo, in campo. Certo. Direi, lo stiamo vedendo tutti, però... prima di chiederti come il tuo rapporto alla Piazza Biancoverde, voglio concentrarmi un po' sul tuo ruolo, perché allora io quando ero piccolino ero portiere, un ruolo che mi ha sempre affascinato, però non sono andato avanti, mi sono dedicato ad altri sport, però è un ruolo, sai, che secondo me è fondamentale, ovviamente, però non è valore, come dire, a livello psicologico viene vissuto diversamente, perché l'attaccante segna a quel momento di sfogo che corre sotto la curva, si abbraccia con il suo pubblico. Tu invece magari fai un paratone, un grande intervento, o pari un rigore. Però è una felicità effimera, perché finisce in 2 secondi. Arrivano due compagni, ti tirano 2 schiaffi e si deve riprendere dal calcio d'angolo, dalla tua rimessa. Sì. Spiegaci un poco come si vive il ruolo del portiere in questo senso. Anche la gioia del gol, sì, è difficile. Sì, sicuramente sei un uomo solitario. Questo lo devi accettare, purtroppo. Solo nell'area di rigore. Convivi da solo. Parliamoci chiaro, perché
perché se sei là, sei buttato là nell'area di rigore, sei sempre solo. Magari l'attaccante si gira e trova il centrocampista si gira e trova il difensore si gira e trova me, io mi giro e non trovo nessuno, quindi devi, no, appunto, no, devi convivere su questa situazione, sai benissimo che devi sbagliare il meno possibile, ma... Anche a livello di concentrazione. Anche a livello di concentrazione, sì. Bisogna essere un po' pazzi, dai, parliamoci chiaro, perché ci sono... Io a volte quando sono a casa penso, il portiere è tanto responsabile, però quando sono in campo non ci penso, perché pensare che è tanto responsabile magari ti porta... A far sbagliare. A sbagliare, ti porta quella paura che magari a tanti hanno, capito? Invece io quando vado in campo cerco di essere libero mentalmente e di non pensare tanto. Psicologicamente dà anche sicurezza alla linea difensiva, voglio dire, ma in sé per sé il portiere che cosa fa durante la partita, al di là delle parate ovviamente, però dico, dai ordini alla linea difensiva, dai una mano ai compagni magari a mantenere la linea fuori gioco, spieghiamo un poco che cosa fa il portiere, quel lavoro sporco che magari molte volte ti abbiamo sentito adesso senza pubblico parlare tantissimo con i tuoi compagni, tantissimo, abbiamo visto, e dai molte indicazioni. Sì, no, a parte che io sono uno che a cui piace parlare tanto in campo, nel senso che io magari da dietro mi accorgo di situazioni che un difensore, io parlo della linea difensiva perché sono più a contatto con loro, non vedono, magari un inserimento alle spalle, per farti un esempio, magari un posizionamento un po' sbagliato, cercare di tenere sempre la linea difensiva compatta, stretta, in base alle situazioni di gioco. E quindi sono cresciuto sempre col fatto che bisogna aiutarci in campo. Non sono un portiere, tra virgolette, che non parla, ma lo sapete, mi sentite ora sentito. Soprattutto che... Anzi, c'è chi mi dice che parlo troppo, ma è un aiuto anche per me stesso, ma per rimanere sempre Braglia sul pezzo. Ma che ti diceva calmo, infatti... No, ma il mister mi diceva calmo nel senso sulle rimesse laterali. Mi diceva, okay. Franci, mi raccomando, facciamo con calma, prima vediamo che pesci sono e poi vediamo quello che dobbiamo fare. Ok, ok. Quindi il mister quando mi dice calma è non in quel senso, ma nel senso di magari... Ok, di gioco. Di metterci bene e di fare le cose per bene, ecco. Però, ripeto, a me piace parlare soprattutto e anche per la mia concentrazione, perché magari ci sono partite dove tocchi pochi palloni e quindi il parlare con la linea difensiva mi fa stare sempre sul pezzo. Ok, perché è vero, è capitato che in queste ultime giornate a volte sei stato poco interpellato e lì devi essere lucido, pronto in quei pochi momenti, quindi questo ti aiuta. Però volevo ritornare sul discorso della felicità e della gioia. Come portiere, allora, abbiamo visto la partita con Lupi Sport, hai parato nel dietro le quinte tutti i calci di rigore nei videogiochi. Adesso vogliamo sapere, nella realtà, io so che in una partita hai parato due calci di rigore. Che cosa si prova quando, voglio dire, due rigori non è poco in una gara, in 90 minuti? Guarda, è una sensazione quella che quando vedo... Sono parate vecchi, che valgono come vecchi, gol. Vecchi, quando guardo i miei vecchi video me li vedo con piacere, perché ricordo che era un Castel Rigone Cavorrano dove c'era questo attaccante che si chiamava Trenchitella, me lo ricordo ancora, che non sbagliava rigori a tre anni come Balotelli, non sbagliava rigori, era sempre andato a segno. Però leggendo questa cosa, prima della partita fece a un mio compagno: oggi gli devo interrompere questa striscia positiva. Però giustamente tu sai, no, scherzando la butti lì. Poi invece c'è stato subito un calcio di rigore parato, ha detto qua la cosa è positiva oggi. Però è stato folle come cosa, perché giustamente tu non, come dire, non credi mai che questa domenica vai a fare due rigori a uno che non sbaglia rigori da tre anni, capito? E quindi niente, andò così, lui, mi ricordo, avvelenato nero, facciamo 0-0, avvelenato nero. Nel secondo tempo ci fu un'altra occasione dove calcio di rigore di nuovo, ha detto, ero sulla linea di porta, detto, questo io lo piglio di nuovo. Ma gli hai detto qualcosa? No. No, io non mi permetto mai di dire, no, io quando c'è un rigore non mi permetto mai di dire qualcosa al mio avversario. Questo perché l'abbiamo visto fare, voglio dire. Sì, ma non...
non sta nella mia indole andare a stuzzicare. No, 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 non, non sono un provocatore. Non fai lo scavetto sul calcio di rigore, queste cose qua. No, no, non sono un provocatore. E quindi ci fu un altro rigore dove mi stai piantati, giuro che mi ricordo ancora, mi sono stato fermo e la palla mi è passata vicino, mi sono accartocciato e l'ho bloccato. E quindi in lui era, mi ricordo a fine partita, è stata una bella emozione perché non è facile parare due rigori in una sola partita, però è stato bello perché ecco, ho interrotto una striscia positiva che lui portava 3 anni ed è, mi ricordo che era avvelenato nero. E in quel momento non oso immaginare. Ma in quel momento che cosa prova un portiere? Cioè come ti dai una carica emotiva da solo, voglio dire, certo. Ti carichi? Sì, sì, no. Mi ricordo che provai un'emozione che mi partì dall'unghia del piede e mi arrivò nell'ultimo capello. No, è una scarica di adrenalina, mi ricordo che... Ma su ogni intervento che faccio, sinceramente mi viene quella scarica di adrenalina che sento per tutto il corpo e secondo me è lì che trovo la gioia come se avessi segnato, ecco. Perché ripeto, essendo un uomo solitario, nessuno mi vengono a dare una pacca così, ma poi finisce là. Diciamo che viene sottovalutato a volte, fra virgolette, come sì, gioia. Sì, ma è pure il ruolo che te lo impone, nel senso che essendo portiere nessuno viene ad abbracciarti come un gol, capito? Sì, e sì, quindi sì, devi sempre trovare. Però le almeno devo dire la verità, quando si pensa a una squadra, oltre all'attaccante si pensa sempre anche al portiere. Io oggi faccio questo gioco con un amico, sì. Provavo a ricordarmi tutte le squadre che abbiamo vinto i portieri, invece con quelle retrocesse avevamo difficoltà. Quindi è una cosa positiva, sì, ragionavamo sì. Su questo aspetto. Però, sai, un altro aspetto che mi interessava approfondire è quello dell'allenamento. Perché, sai, quando si montano servizi, quando fai sai, il lavoro di giornalismo, comunque guardi roba in televisione, tendenzialmente vedi sempre le attività dei compagni di squadra e il portiere lo vediamo steso a terra che fa 2 esercizi verso destra e verso sinistra. Invece in che cosa si sostanzia l'allenamento del portiere e come si migliorano i riflessi anche? Ma sicuramente perché anche lì è solitario, voglio dire. Nell'era attuale la preparazione del portiere per arrivare alla domenica è cambiata tanto rispetto agli anni precedenti. Ora ci sono più metodologie di lavoro in base al preparatore che c'hai, soprattutto. Noi abbiamo la fortuna di avere Angelo Pagotto che è stato... Non lo scopro io adesso, è stato un calciatore importante, ha fatto la Serie A a livelli importanti, quindi conosce benissimo il ruolo, è uno che ha studiato tanto e quindi sa lavorare bene. Lavora soprattutto sulla psicologia, nel senso che ti vuole sempre sul pezzo, un attimo che stacchi la spina ti massacra e questo a me piace tanto perché... Ti sprona sempre a fare bene, sia a me sia ai miei due compagni, a Pasquale Pane e a Riccardo Leoni. E quindi è questa la preparazione, devi stare sempre sul pezzo, vuole che vai sempre a 2000, vuole che non ti accontenti mai e quindi questo ti dà sempre più una carica emotiva. La carica che ti porta a giocare bene la domenica, ecco. Senti, un'altra domanda... qual è il calciatore con cui hai giocato insieme che ti ha stupito di più e poi come portiere a chi ti ispiri? Ma io ho avuto la fortuna durante gli anni di trovare sempre qualcuno di importante con una carriera importante nelle mie squadre. Io ti faccio un esempio così, l'anno scorso avevo Francesco Tavano e Massimo Maccarone, quindi sono due persone che hanno vinto in campionati come la Premier League, Tavano ha giocato nel Valencia e quindi cercavo di estrapolare il loro, vedendoli allenandomici insieme, le cose migliori. E io ho notato che malgrado loro avessero fatto una carriera così importante, erano umilissimi, li vedevo andare in allenamento a 2000. A 39 e a 40 anni e quindi dicevo che uno non si deve mai accontentare, nel senso che se tu vedi loro allenarsi a 2000 a 40 anni dopo che veramente hanno vinto campionati importanti vuol dire che io ne devo fare di strade e che devo lottare su ogni pallone magari per arrivare un giorno, che ne so,
a fare cose importanti come hanno fatto loro. Allora mi viene da domandarti le domande finali. Sogno nel cassetto. Intanto ti rispondo sul fatto di chi mi ispiro. Perdona, allora io faccio domande e mi dimentico ogni tanto. Io mi sono sempre ispirato, essendo tifoso interista, a Francesco Toldo. Ce lo ricordiamo tutti con l'Olanda, voglio dire. E quindi sono nato col mito di Toldo, era il portiere dell'Inter, sono cresciuto nelle sue gesta. All'ombra di Buffon. All'ombra di Buffon. E quindi, se ti devo dire un portiere che è stato il mio idolo, era lui. Nell'epoca attuale, diciamo, seguo molti portieri, a me piace Ter Stegen. Ecco, poi la tipologia del portiere è diversa, perché il tedesco spagnolo, l'italiano. Sì, sono tre scuole diverse, anche se io reputo quella italiana ancora più forte di tutti. Più aggressiva forse come portiere. Ancora più forte di tutti, sì. E quindi ripeto, mi piace molto Handanovic, mi piace Ter Stegen, Allison, sono Neuer stesso, sono quattro prototipi di portiere, diciamo, tutti diversi. Buffon non lo nomini, noto. No, vabbè, Buffon sì, vabbè, nel senso sì, anche se non, sinceramente non sono stato mai un tifosissimo di Buffon. No, infatti era perché si scherzava su questo. Ma no, non per qualcosa, ma perché c'era magari Toldo, piace, c'erano altri appunto. Idoli. Quindi sono, ripeto, sono quattro portieri diversi, di quattro scuole diverse, dove ogni tanto vado a vedere i loro allenamenti per estrapolare in ognuno di loro magari nuovi consigli, nuove situazioni, ecco. Sì, ho visto che sono un po' diversi i tedeschi, a volte non aggrediscono il pallone come fanno quelli italiani. Sì, vanno con la croce iberica. Sì, è particolare, sì, sembra, sì. A volte sembrano i portieri di calcio a 5, sì, mi sembra come posizionamento. Senti, l'ultima domanda, poi ti farò firmare la maglietta. Che persona ti definiresti a livello caratteriale? Ma devo dire che sono uno molto permaloso. Ah, sì? Sì, sono permalosissimo, mamma mia. E come fai in questo spogliatoio dove vedo che... No, cerco di stemperare un po' la cosa, ecco. Non me ne faccio accorgere, anche se dentro di me, essendo permaloso, ogni tanto rosico parecchio. Quindi... quello sì. Però poi sono un martello pneumatico, perché mi piace avere sempre... come dire, il top in ogni cosa, capito? Sono uno molto critico con me stesso, infatti a livello calcistico ogni partita mi vado a rivedere nel minimo particolare se potevo far meglio su una situazione, se... Ah, ok, quindi anche perfezionista. Sì, sono molto perfezionista, sì. E con Mr. Braglia, con questo tuo lato permaloso, come va? Perché comunque abbiamo visto che lui scherza molto, a volte ha anche uno humor abbastanza inglese da capire. Sì, sì, no, quindi... no, ma mai avuto un problema col mister, nel senso che non gli ho mai dato, come dire, la cosa di potermi attaccare, ecco. E quindi... quando fa le battute mi metto a ridere, la secondo, così. Fai finta di niente, passi sopra. Sì, sì. Arriviamo al nostro momento conclusivo, la classica firma. Sì, ma ti posso dire il mio sogno del cassetto, che non ti ho risposto. Ma perché, come mai oggi... Stai dimenticando tutto. Ma guarda, secondo me parli così che io mi dimentico le cose. È incredibile questo fatto. Il mio sogno del cassetto è semplice, è che quando un giorno smetterò di giocare a calcio non devo avere nessun rimorso per quello che è stato o quello che poteva essere, ecco. Sono uno che vive alla giornata, cerco di dare sempre il massimo e voglio estrapolare nella mia carriera calcistica il meglio che ci sia. Vabbè, insomma, ti vedremo ancora sul pezzo per tanti anni con tutta questa motivazione. Mi auguro sempre con la maglietta bianco-verde addosso. Me lo auguro pure io, sinceramente. Come ti stai trovando ad Avellino? Benissimo. Ti piace? Ho trovato la mia situazione ideale, sinceramente. Perché? Come... Ah, perché era... come dire, era un sassolino che portavo nella scarpa da tempo, ecco. Nel senso che Avellino mi ha sempre affascinato. Poi, sapendo della piazza, sapendo che il pubblico è caloroso, sapendo la storia, allora mi dicevo sempre, io devo avere un'opportunità, porca miseria, un giorno.
quindi quando c'è stata anche la chiamata dell'Avellino non ci ho pensato due volte, infatti al mio procuratore disse appena firmato, ha detto abbiamo fatto la, mi sento di aver fatto la scelta giusta finalmente. Quindi, e da insomma, lì... Adesso quando avete visto i tifosi che vi hanno accolto per in occasione della partita con il Foggia nei pressi dello stadio Partenio, no, cosa avete... Bellissimo, no? Veramente bello, c'è stata una carica emotiva incredibile, incredibile. Pensavo, come ti dissi anche nella puntata con gli eSports, pensavo se che quelle persone saranno mercoledì, se erano mercoledì allo stadio sarebbe stato, quella curva sarebbe stata piena, sicuramente. Sì. Direi. E quindi non vediamo l'ora che veramente si sblocchi questa situazione che è diventata paradossale e che i nostri tifosi possano venire al campo a incitarci, perché ci servono veramente. Ce la curiamo tutti, perché mancano tanto e si comincia a sentire la loro lontananza, soprattutto in questo momento. Penso che non mi dimentico altre domande, oggi me le sono dimenticate un po', me le dimenticavo. Ti faccio firmare la nostra maglietta, cercati uno spazio. Tieni. Ok. La maglietta della nostra redazione, dove ci sono le firme di tutti. Tieni, ma la tirata, per favore. Grazie mille Francesco, è stato veramente un piacere. Grazie a te, il piacere è tutto mio. Veramente. Ci vediamo prossimamente, sì, siamo pronti a rivederti in campo con qualche altro santino. Noi diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori a giovedì prossimo con un'altra puntata di Un Lupo in Famiglia, sempre su Prima TV, Canale 90. Ciao. Ciao. Numero 1, il riferimento tra i pali, anche se in realtà porta il numero 21 sulla maglia, Francesco. Oh. 21 è Carriero. 21 è Carriero. È perché lui sbaglia la prima distinta, ma la sono ricordata qua. Alfo, sbagliasti la prima distinta tu con 21. Male. Abbiamo, siamo iniziati malissimo, al numero 21, no, mi prego. Il Carriero, il 21, oh, 22. Questo programma è offerto da Sienergia. Numero verde 800 031 956.